Ruggeri mi diceva di lui che è un falso bugiardo, perché racconta una storia che è tutta immaginazione e poi si viene a scoprire che invece è vera. Per la famosa sera in cui Sharon Tate fu uccisa, lui doveva andare insieme con delle altre persone a questo party. Ha avuto 7 vite, è successo di tutto e racconta queste cose in maniera tale che sembrano dei pezzi di sceneggiatura. Ciano era, quando Leone ha cercato, era già lo sceneggiatore di Germi, era lo sceneggiatore della Grande Guerra, di Signore e Signore. Chi lo ammirava moltissimo era Billy Wilder, che era anche un mio amico, che mi diceva spesso: voi avete un genio in Italia e forse non lo apprezzate abbastanza. Il film forse che più mi ha colpito, che più mi rimane di Vincenzoni è proprio Signore e Signori, di cui fece la regia Pietro Germi, ma se tu togli Vincenzoni da questo film togli tutto, o quasi tutto. Poi Vincenzoni si colloca in un periodo in cui gli sceneggiatori italiani erano veramente i principi del cinema mondiale. Da quel momento in poi Vincenzoni lavorò molto con me, fino a che facemmo la Grande Guerra. Si sentì bussare alla porta, entrare di colpo un giovane sceneggiatore, io conoscevo Luciano Vincenzoni, e con De Laurentiis che reagì, dice: ma scusi, ma lei è... Il film che io ho fatto con lui, diciamo, delle sue sceneggiature, dei suoi soggetti, sono film tutti molto importanti. Venne fuori il suo soggetto della Grande Guerra. Chi incontrava negli anni 70, come è toccato a me, Vincenzoni, vedeva una concentrazione di vitalità, di energia, un piacere di vivere, una gioia di vivere che manda luce anche sui testi che lui ha scritto. E Luciano improvvisò da par suo in un incontro con i rappresentanti della United Artists, si inventò una, lì per lì, una storia, e da questo nacque il film Il buono, il brutto e il cattivo. Avevo anche visto una sua commedia teatrale che aveva scritto con Mino Roli, Sacco e Vanzetti. Fu Luciano Vincenzoni che portò il western italiano in America. Lui era molto amico di Ilia Lopert, che era un produttore della United Artists, e a lui fece vedere i film di Sergio Leone, credo per qualche dollaro in più. Io ho sognato nella mia vita di lavorare con Germi e con Billy Wilder. Sono riuscito a realizzare i due sogni.